In quel momento, dalla strada, venne la voce della Bagnatura Comunali. Diceva, prima in italiano, per chi la capiva: Popolo di Palizzolo, la legge marziale non è più in vigore. Anche il coprifuoco e il divieto d'assembramento sono stati revocati. E subito appresso la traduzione. Gente di Palizzolo, la legge marziale non c'è più. Potete stare fuori la notte fino a tardo e a riunirvi come e quando vi pare. Signor Camilleri, in questa scena del romanzo La setta degli angeli, il Sì. banditore che rappresenta la voce ufficiale dello Stato parla una lingua sconosciuta alla maggioranza dei cittadini, a cui si rivolge e per farsi capire da tutta la popolazione è costretto a farsi fare una traduzione, in modo Tutti che tutti capiscano. capiscano. E nell'Europa di oggi come siamo messi? Pensa che la lingua istituzionale dell'Europa di oggi sia così poco comprensibile ai cittadini come lo era l'italiano allora? E cosa può fare l'Europa per avvicinare i cittadini anche tramite un linguaggio più chiaro? Ma io credo che le cose siano molto mutate. Da allora, no? Questo è un romanzo che si svolge, credo, nel 1901, proprio all'inizio del secolo del Novecento. Quindi da allora sono successe molte cose. Cioè, a dire, credo, per ciò che riguarda l'Italia, precisamente la diffusione della lingua nazionale sia stata molto ampliata rispetto ai tempi dell'unità, diciamo 1861, quando era difficile realmente a un piemontese intendere un siciliano e viceversa. Ma soprattutto credo che l'accelerazione sia stata data alla televisione. Cioè, ai primi tempi della televisione c'era un maestro che insegnava a leggere e a scrivere. Faceva una trasmissione bellissima, si chiamava Non è mai troppo tardi, ma però anche quelli che bene o male già sapevano scrivere, ma l'italiano lo parrucchiavano così così, in realtà la televisione ha insegnato l'italiano a tutti. Dio santo, gli scontenti potranno dire che ha insegnato una lingua omologata, eh? Una lingua così un po' piatta, un po' basica, però è già tanto, perché questa lingua è stata, come posso dire, appresa non attraverso la coercizione scolastica, ma attraverso la libera scelta del bambino, del ragazzo che stava a guardare la televisione. E quindi ha più presa, ha avuto più presa che non l'esercizio scolastico, a mio parere. L'Europa parla tante lingue. L'Europa parla, e chi ti dice che sia un male? L'Europa parla l'inglese, parla il francese, parla il tedesco, parla l'italiano, parla tutte le lingue che compongono l'Europa. Allora, il problema è intendersi su una lingua che diffonda, faccia conoscere quelli che sono i regolamenti europei. Beh, per questo a quanto pare, una volta il linguaggio della diplomazia nell'Ottocento era il francese, oggi è l'inglese che è un po' in tutti i campi, diciamo, nella tecnica, eccetera. Io ho una mia personale riserva per tutto questo, ma l'essenziale non è la lingua. L'essenziale è che ciò che sono le regole comunitarie siano, uno, chiaramente condivise da tutti e chiaramente espresse in maniera che chiaramente possano arrivare a tutti. Quindi parlando di chiarezza, in che modo nel suo linguaggio, nei suoi libri, lei ha trovato il punto di incontro tra italiano e siciliano? Ha incontrato delle difficoltà? Forse, in questo caso, come le ha superate?
È chiaro che inventandomi questa sorta di linguaggio che è un misto di dialetto e di lingua italiana, è chiaro che mi sono trovato davanti a delle difficoltà, in questo senso difficoltà, difficoltà di comprensione non mia, ma per il lettore, perché è chiaro che chi scrive un romanzo non scrive, vuole che quello che scrive sia capito, compreso da tutti, altrimenti mi scrivo un diario che tengo nel cassetto, lo capisco magari solo io e mi sta bene. Cioè, io credo che l'ambizione di chi racconta storie è che queste storie siano ascoltate dal maggior numero di persone, capite dal maggior numero di persone. Anche se poi le interpretazioni possono e devono essere diverse, ma la comprensione deve essere immediata, non mediata, immediata. E allora qual è stato il problema? Vedi, questa scrittura mia nasce anche da, diciamo, da un fatto teatrale. Io sono stato il produttore delle prime 8 commedie di Edoardo De Filippo in televisione. Stavo accanto a Edoardo mentre revisionava i copioni per la televisione, perché li ha revisionati tutti rispetto al teatro, perché sapeva che si sarebbe rivolto a un pubblico enormemente più vasto di quello del teatro. E allora si è preoccupato, spesso e volentieri, di cambiare delle parole che magari in napoletano suonavano proprie per quello che lui voleva dire, con altri termini napoletani che avevano una maggiore assonanza con la lingua, in maniera che, diciamo, la casalinga di Voghera, che allora era in voga, potesse facilmente intenderle. Ecco, lo stesso ho fatto io. Ci sono dei vocaboli, per esempio, siciliani, che io non ho mai voluto usare nel mio dizionario di scrittore, perché è difficilissimamente comprensibili per il lettore. E quando mi sono trovato di fronte a una parola che capivo che sarebbe stata capita o non capita con estrema difficoltà, allora mi sono sempre preoccupato di far sì che dal contesto il significato venisse fuori di quella parola. Ecco, magari allungando un po' la frase, magari, però in maniera che quella parola venisse fatta propria perché se ne capiva il senso e il significato. Questa è stata la preoccupazione che ho sempre avuto. E non è un caso se poi in realtà questo linguaggio che pareva non dover superare i confini triangolari della Sicilia, in realtà poi si è diffuso in tutta Italia. Bene o male mi leggono dovunque. Allora, adesso abbiamo parlato della chiarezza nel testo letterario e invece parliamo di chiarezza nei testi giuridici. Noi traduttori della Commissione europea siamo quelli che hanno il compito di tradurre tutte le leggi europee, quelle di cui si parlava prima, verso l'italiano. Allora, che differenza c'è secondo lei tra la chiarezza di un testo letterario o la non chiarezza e la chiarezza di un testo giuridico o anche di un testo scientifico? Ma credo che ci siano delle conseguenze pratiche assolutamente rilevanti, cioè mentre la non chiarezza in un romanzo lascia il lettore un po' perplesso, la non chiarezza in una legge che già di per sé dovrà subire delle interpretazioni, se non si parte da una base di chiarezza, le interpretazioni successive saranno tutte sballate rispetto a ciò che voleva la lettera e lo spirito della legge, o no? Cioè, mi sembra che
sia più importante la chiarezza in un testo di legge, in un testo giuridico. Infatti, ogni tanto che mi è capitato di leggere la Gazzetta Ufficiale italiana che riporta le nostre leggi, beh, io stesso che credo di essere dotato di una certa cultura, spesso mi sono detto: ma che cosa voleva dire? E allora, e già questo è un problema gravissimo, se non hai una comprensione lineare, immediata di ciò che vuol dire. E quindi avrebbe un consiglio da darci a noi traduttori che No, non è nell'italiano. il consiglio di darvi è di armarvi di santa pazienza, perché io credo che ci sia da perderci il capo. Il nostro Presidente della Repubblica Napolitano ha rimproverato qualche anno fa che queste leggi sono mal scritte, alcune delle leggi del nostro Parlamento. Mal scritte non significa no, non scritte bene in italiano, significa proprio nel senso giuridico. Cioè che non hanno chiarezza e quindi casomai il compito vostro è quello di portare chiarezza, capire per prima, cioè dire fare quel lavoro che poi dovranno fare i giudici, farlo prima voi, interpretarne il senso e restituirlo. I suoi romanzi, soprattutto quelli della serie del commissario Montalbano, sono stati tradotti in tante lingue e hanno avuto un successo enorme in tutto il mondo. I vari traduttori hanno usato strategie diverse nelle varie lingue. Ad esempio, il traduttore francese Serge Quattropagny ha usato un francese standard per tradurre l'italiano standard, mentre invece per il siciliano ha preso in prestito parole ed espressioni dialettali del sud della Francia. Mentre invece il traduttore tedesco Moshe Khan ritiene che nella serie di Montalbano non c'è bisogno di alterare il linguaggio perché le storie e l'ambientazione sono chiare di per sé. Lei ha mai dato dei consigli o dei suggerimenti su come rendere la sua lingua in una lingua straniera? Ma ci sono due tipi di traduttori, quelli che ti chiedono un consiglio e quelli che non te ne chiedono affatto. Nel caso specifico lei ha citato Serge Quadrupanì e Moshe Khan, sono due miei amici diventati. Siamo diventati amici proprio perché all'inizio mi mandavano, vi ricordate quando i fax erano a pagina attaccata ed erano a rotolo? Mi mandavano 1 chilometro di messaggio scrupolosamente dicendomi: se ho capito bene, io potrei tradurre in questi due modi, perderemmo questa sfumatura, ma guadagneremmo. Scrupolosissimi e bravi. Di altri non ho mai avuto il piacere di ricevere un rigo. Ma d'altra parte, sa, cosa vuole che le dica? Mentre parliamo d'Europa, bene o male, Germania o Francia o Spagna o Inghilterra, puoi controllare nel momento nel quale entri nei paesi arabi o in Giappone, tanto vale, insomma. E i lettori stranieri, ne ha avute di reazioni dall'estero? Riceve lettere da lettori stranieri con dei commenti anche sulle scelte editoriali dei traduttori? Beh sì, io ricevo diverse lettere dall'estero. Negli ultimi tempi c'è una certa quantità grossa di lettori di lingua anglosassone dagli Stati Uniti e soprattutto dall'Inghilterra. Subito dopo viene la Francia e al terzo posto la Germania. In genere sono queste le lettere che ricevo. E devo dire che i pareri, per esempio, sul traduttore americano sono tutti concordi, un buon traduttore. A Moshe Khan rimproverano una certa crudezza del linguaggio. Ora, credo che Moshe non abbia nessuna responsabilità, che la responsabilità sia tutta mia. Ecco. Tornando appunto alla traduzione dei suoi romanzi, ma quanto difficile è veramente tradurre Camilleri? Quanto si riesce a rendere e quanto è irrimediabilmente perduto? Ma
la trasposizione in un'altra lingua, se estremamente fedele, interlineare, diventa quasi incomprensibile. Cioè, è come quelle traduzioni, no? Dal greco a scuola, al liceo, che c'erano il testo e sotto la traduzione interlineare. Letta di per sé la traduzione italiana addirittura perdeva significato, quindi non può essere fedelissimo al testo, non ha senso, oltretutto non avrebbe senso. Io credo che il lavoro dei migliori traduttori sia quello, uno, di cogliere la scrittura dell'autore, impadronirsi della scrittura dell'autore, poi cercare di restituire i ritmi, i timbri, il suono di quella scrittura, perché i suoni sono, non hanno barriere, e soprattutto lo spirito di ciò che l'autore scrive. Per il resto, che una frase sia diversa, io credo che non è che la cosa abbia un'importanza estrema. E adesso, per concludere questa nostra intervista, le faccio un'ultima domanda. Lei ha mai tradotto? Si è mai cimentato nella traduzione? No, io ho tradotto per i fatti miei delle poesie, non dal greco, dallo spagnolo, ho tradotto le poesie per il gusto mio. Proprio per questo gusto, cioè per vedere se si riusciva a trasferire in un'altra lingua quella che il testo originale mi aveva data. E mi accorgevo, come esercitazione pura di traduzione, mi accorgevo che ero per forza, dovevo fare delle analogie piuttosto che restare nella fedeltà assoluta.